250. 250. 25. A dritta, ok. Puoi t'accrocher ici? Oui. Si tu dois te mettre plus à l'arrière. Se hai bisogno di andare più indietro, puoi assicurarti qui. Ma non più di così, perché se cadi in acqua e sei attaccato alla cinghia, finisci nelle eliche del motore. Se devi venire davanti, qui ci sono degli anelli di metallo e questo è l'unico posto in cui ti puoi agganciare. Ok, mi aggancio qua. Sì. Il primo qua e poi mi aggancio lì. Così. Non attaccarti mai alle maniglie o alle parti morbide, ma solo alle parti metalliche che ti ho mostrato. Lì, vedi, a sinistra, c'è un bagliore. Che cos'è? È il bagliore di una barca. Al momento non posso dire esattamente di che barca si tratti, perché riesco a vedere solo una piccolissima luce. Ma in ogni caso c'è una barca davanti a noi. Stiamo seguendo rotta 250. Tra 25 miglia nautiche dovremo essere nella loro zona di pesca. Siamo a 27 miglia nautiche dalla costa di Le Sable d'Olonne. Questa è un'area in cui vivono i delfini, dove trovano nutrimento. Nella zona ci sono diverse barche da pesca con reti da posta e pescherecci a strascico. Siamo qui per osservare il recupero della vostra rete. Ci teniamo a distanza per lasciarvi manovrare. Ok, buona giornata. Oceano Atlantico, 50 km al largo delle coste francesi. Questo è il Golfo di Biscaglia. Dopo 2 ore di navigazione nel buio profondo, intercettiamo il primo peschereccio. È 1:00 di notte. Damien è uno skipper di Clémentine, il gommone di Sea Shepherd, l'organizzazione per la protezione degli oceani. Inizia l'osservazione. Questa barca, in pratica, ha messo una rete da pesca sul fondo. È come una rete da tennis lunga diversi chilometri. Abbiamo appena impostato un punto GPS da quando la stiamo osservando, e così possiamo determinare la lunghezza della rete osservata. Questo non significa che sia la lunghezza totale della sua rete, perché quando siamo arrivati la stava già recuperando. Per ritirare una rete come questa possono essere necessarie diverse ore, fino a 5. Un delfino risale in pochi secondi. Chissà se ne è già stato catturato qualcuno. Come potete vedere, ci sono molte altre barche intorno a noi. Saremo impegnati con questa per diverse ore e forse i delfini verranno catturati dalle altre barche e non da questa. Secondo Sea Shepherd, queste tecniche di pesca non sono selettive e provocano una strage. Un pesante fenomeno di catture accidentali di specie protette, tra cui 10.000 delfini all'anno. Ma servono prove per dimostrarlo. È fondamentale filmare ogni centimetro della rete per non perdere la cattura. Ore di ripresa senza mollare un secondo, perché se perdi la risalita di un delfino, hai perso la prova. Sono i dati GPS, la posizione, la data e l'ora che stiamo osservando. Ci permettono di avere una prova nelle riprese video se viene catturata una specie protetta come il delfino.
Possiamo dimostrare che il delfino è stato catturato in tale data, ora e posizione geografica. Seguiamo questo peschereccio per ore. Sono le 5 del mattino. La rete sembra non finire mai. Per ora nessun delfino. Per i volontari non è il momento di mollare. Si organizzano i turni per garantire le riprese fino alle prime ore del giorno. Le boe segnano la fine di una rete. Immediatamente si passa a quella successiva. Decine di chilometri di maglie che pescano indistintamente qualsiasi specie. Uccello. Abbiamo seguito questa seconda rete per 3 ore e mezza, su una distanza di 9 miglia nautiche e mezzo, quindi circa 17 chilometri di reti calate. E questa è una nave che per le sue dimensioni è considerata artigianale. Si tratta quindi di un peschereccio artigianale che pesca con attrezzi industriali e non selettivi. Uccello. Rientriamo dopo 15 ore in mare. Il peschereccio che abbiamo seguito ha catturato 5 uccelli di specie protette. Oggi nessun delfino è finito nelle sue reti. Nel solo Golfo di Biscaglia sono 450 i pescherecci che ogni giorno lasciano questo tipo di rete in mare. Un dedalo di migliaia di chilometri di maglie che pare non lasciano scampo a nessuna specie. Il gommone viene portato in un posto sicuro. I volontari sono attenti a non lasciare traccia. Temono le rappresaglie dei pescatori. Le condizioni del mare dei prossimi giorni non permetteranno di uscire per raccogliere prove. Siamo a Sable d'Olonne, una famosa meta turistica della costa atlantica francese. Le squadre si ritrovano a casa. Chi ha navigato, chi ha perlustrato le spiagge. Una comunità formata da una quindicina di volontari di ogni età, provenienti da ogni parte di Francia. Un momento per condividere i risultati delle varie missioni e pianificare i turni del giorno dopo. La prima squadra sarà formata da Archi et Léa, da Far de Barge a Plage de Grange. Poi da Plage de Grange a Galet, Denis et Héloïse. La ricerca si estende su tutta la costa atlantica nel Golfo di Biscaglia. Condividiamo le prime informazioni con Antonio Di Natale, esperto di affari oceanici. Nel loro quanti animali stimano? Ma si arriva a un numero che tocca quasi 10.000 individui. Pazzesco. Di delfino comune stiamo parlando? Queste cifre sono inaccettabili, Perché se ne parla da tantissimi anni di questa storia dei delfini nel Golfo di Biscaglia. Sì. Da tantissimi anni. Tu pensa che prima c'erano là anche le reti derivanti per le ali lunghe? Sì. Che catturavano una quantità rilevante di delfini, però le autorità francesi non ammettevano mai che ci fosse una cattura di delfini. Ci sono 110 chilometri di costa e in 2 giorni copriamo l'intera costa vandeana. Le condizioni di oggi non sono buone per uscire. Qui sembra... si vedono parecchie onde, ma ce ne sono ancora di più al largo. Per questo non possiamo uscire.
Nel frattempo però i pescatori possono farlo e continuare a pescare. Un delfino è piuttosto grande, può pesare fino a 100 kg, anche di più. Quindi ha le dimensioni di un essere umano. Sulla spiaggia è abbastanza evidente. Sì, c'è un delfino. È un delfino quello? Sì, sembrerebbe un delfino. A première vue, en tout cas. Ci vestiamo Sea Shepherd per le immagini. Abbiamo bisogno di documentare per poter spiegare alla gente cosa sta realmente accadendo. Ma non pattugliamo con i loghi sempre addosso. Per la sicurezza dei nostri volontari, per evitare qualsiasi problema, manteniamo la massima discrezione. Il più discreto possibile. State cercando dei segni? È già molto decomposto, quindi è difficile vedere dei segni. I segni maggiori si vedono sulle pinne e sul rostro, ma qui sul rostro non c'è più pelle. Su questo corpo non è più possibile identificare eventuali segni legati alla pesca. I volontari di Sea Shepherd scattano fotografie, identificano la specie e trasmettono le coordinate all'Osservatorio Universitario di Ricerca Pelagis, che si occupa del censimento degli spiaggiamenti. Questi sono stati riportati da Sea Shepherd nel fine settimana. Come vedete, li abbiamo messi sugli scaffali per congelarli in attesa di esaminarli. Perché con così tanti spiaggiamenti non riusciamo a fare tutte le autopsie in tempi brevi. Nell'arco di 10 giorni abbiamo registrato 500 spiaggiamenti sulla costa atlantica francese. È una cifra enorme, tanti quanti ne registravamo in un anno intorno agli anni 2000. Quindi è davvero tanto. C'è stato un primo episodio in cui ci siamo detti, beh, sta succedendo qualcosa di anormale, ed è stato all'inizio degli anni 90. Da lì, per diversi anni, c'erano circa 300-400 spiaggiamenti di delfini comuni ogni anno. Questo dato era già considerato molto, molto alto rispetto alla norma. I ricercatori avevano osservato che la principale causa di morte erano le catture accidentali, cioè morti per la pesca. E dal 2016-2017 in poi si è passati a circa 1000 spiaggiamenti all'anno. L'Osservatorio Universitario della Rochelle ha una storia lunga 50 anni. Da decenni i ricercatori studiano il fenomeno delle catture accidentali. Censimento degli spiaggiamenti, autopsie, ricerche in mare e ricognizioni aeree sono solo alcuni degli elementi che hanno permesso agli scienziati di elaborare un modello che fornisce il reale numero degli animali uccisi. Tutto questo lavoro ci permette di quantificare il numero di animali che muoiono, partendo dal numero di animali trovati sulla costa e dalle condizioni del vento. In questo modo siamo riusciti a calcolare che ogni anno nel Golfo di Biscaglia muoiono a causa della pesca circa 8-9.000 delfini comuni. È davvero molto. Sì, è enorme. Solo delfini comuni. Solo delfini comuni. Buongiorno. C'è un delfino laggiù, oltre gli scogli. Ne ho già presi due là, poco fa.
Ne hai già raccolti due. Beh, non puoi sbagliare, è subito dopo le pietre a destra. È difficile da prendere. No, non è sugli scogli, è sulla sabbia. Buongiorno, ne ha trovati molti. Questo sarà il quarto con quello laggiù. Il quarto? Sì. Più quelli che abbiamo visto... Senza contare quello laggiù. Quindi cinque. Cinque da stamattina. Solo questa mattina. E questo solo per il comune di Bretignolles. Ce n'è uno lì dentro, hai visto? Sì. Le correnti da ovest portano sulle spiagge di tutto il litorale decine di delfini uccisi. Siamo a Bretignolles-sur-Mer. Le municipalità intervengono immediatamente con le ruspe per portare via le carcasse. Non vogliono che si veda questo massacro e tantomeno che se ne parli. Le quattro squadre di volontari hanno poco tempo. Devono trovare i delfini prima che spariscano senza lasciare traccia. Allora, dunque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10 più il nostro. No, tutto incluso. Non, tutto compris. Più gli altri che hanno trovato. Più quelli del municipio, quindi 14. 14 esemplari in 4 ore. Sì, proprio così. C'è un delfino laggiù. Prima non c'era. È arrivato con la corrente? Sì, è appena arrivato. Ricevuto una posizione di un sito che potrebbe essere il luogo dove vanno a depositare le carcasse. Sembrerebbe qua, ma delfini non ce ne sono più. Probabilmente li avranno depositati qua, però si sente un odore pazzesco. Guarda là! Ma dove sono sbattuti qua? Stenelle e delfini comuni. E questo è solo Sable d'Olonne. Così per ogni comune del litorale. Questi qui sono stati tagliati proprio, si vede. Che massacro. Di fronte a queste ecatombe rimaniamo senza parole. Vogliamo capire. Com'è possibile che questo massacro si verifichi in Francia ogni anno? Ne parliamo con Giuseppe Notarbartolo di Sciara, esperto di mammiferi marini. So che è un problema grosso, so che la specie principale è quello del delfino comune. Sì. E la pesca è un'attività estremamente distruttiva per quanto riguarda l'ambiente marino e c'è stata una stima del numero di cetacei che in ogni anno vengono catturati accidentalmente nel mondo. Sì. In attività pesca e che colloca a 300.000
il numero di esemplari che ogni anno scompaiono per questo motivo, soltanto per le catture accidentali. Sono 30 anni che l'osservatorio Pelagis attribuisce alla pesca le responsabilità di queste morti. Eppure la situazione non ha fatto altro che peggiorare, fino ad arrivare a un primo picco di mortalità nel 2017. È a quel punto che Sea Shepherd inizia le campagne di osservazione. Nel 2019 tre ONG denunciano la strage alla Commissione europea. Marion Cresson segue la battaglia legale dal primo giorno. Nel 2019 una coalizione di associazioni ha chiesto alla Commissione europea l'adozione di misure urgenti. La Commissione europea ha sottoposto la questione al Centro internazionale per l'esplorazione del mare, SIEM, composto da 1.600 scienziati, che ha confermato l'urgenza di intervenire con restrizioni spazio-temporali della pesca. Il 2 luglio 2020 la Commissione europea avvia una procedura di infrazione contro la Francia. E la Corte Suprema di Parigi giudica il governo francese colpevole per la mancata protezione dei mammiferi marini. Nella sentenza si legge che la mancata protezione provoca la morte di 10.000 delfini all'anno. Il governo francese ancora una volta prende tempo. Passano altri due anni e nell'aprile 2022 avvia un nuovo progetto di ricerca per completare le conoscenze sulla mortalità dei delfini. A questo punto, la Commissione europea mette in mora la Francia. È il 15 luglio 2022. L'illegalità è stata riconosciuta sia dalla Commissione europea, che ha inoltrato un avviso di messa in mora alla Francia, sia dal giudice della Corte Suprema francese. Il governo si trova quindi tra due fuochi. Non può esserci situazione peggiore. Eppure si rifiuta di applicare le regole. Sono passati ben sei anni, un lungo periodo in cui la priorità è stata data all'acquisizione di conoscenze, al monitoraggio, ma non alla riduzione delle catture. Oggi non possiamo più dire che non ne sappiamo abbastanza per prendere una decisione. Non è vero. Se arriviamo che stanno già recuperando la rete, dovremo fare in fretta. Siamo di nuovo in mare per un'altra missione di osservazione. Questa volta puntiamo due pescherecci a strascico. È mezzanotte e cinque. Abbiamo navigato per due ore e siamo appena arrivati vicino alle navi che vogliamo monitorare. Assieme trainano una rete a strascico. È una rete a forma di imbuto che raccoglie tutti i pesci nella colonna d'acqua. L'apertura è così grande che vi rimangono impigliati anche molti delfini. Salve, siamo una nave della ONG Sea Shepherd. Siamo qui per osservare il recupero della vostra rete. Non disturberemo le vostre manovre di pesca. Sì, vi abbiamo visto, rompicoglioni. È già da un po'. Vi lanceremo delle uova. Dopo qualche ora, il peschereccio inizia la risalita della rete. Ci avviciniamo. È il momento più delicato. Il delfino è un mammifero. Deve respirare. Se rimane impigliato nella rete, muore annegato.
4 delfini sono morti tra le maglie della rete. 3 rimarranno in mare. 1 a bordo. Non dichiarare la cattura di una specie protetta è illegale. Secondo gli studi, i pescatori dichiarano solo l'1% delle catture. Alla fine dell'anno risulteranno morti solo 100 delfini a fronte dei 10.000 effettivi. La tensione sale e raccogliere prove in mare è sempre più difficile e pericoloso. Marzo 2023. Mentre stiamo girando questo documentario, arriva la notizia di un cambiamento radicale di rotta. Il Consiglio di Stato, che in Francia ha un potere giuridico, ordina al governo di mettere in atto dei periodi di chiusura della pesca nel Golfo di Biscaglia. Buongiorno, che cos'è questo? È per la pesca artigianale, per salvare la nostra professione. Qui nel Golfo. È per la decisione del Consiglio di Stato. Esatto. E poi ci sono anche le azioni di Sea Shepherd, che vanno bene per le balene e gli squali, ma noi non peschiamo i delfini. Vorremmo che si desse anche un'altra immagine della professione che svolgiamo. Qui cerchiamo di difendere il nostro mestiere, senza dover chiudere la pesca, avere VMS completamente inutili, telecamere. È una professione libera. È come se tu fossi un cameraman e io fossi lì a filmare quello che fai. Proprio come sta facendo lei. No, no, questo è per noi. Non serve a nulla. Non vogliamo tutto questo e non vogliamo le ONG, ma che siano delle aziende a monitorare. Sono diversi anni che l'Europa chiede alla Francia di intervenire e cercare soluzioni. E nonostante questo non è successo nulla, e intanto ci troviamo migliaia di delfini morti sulle spiagge. E non sanno nemmeno cosa sia un pesce. Gli mandiamo dei documenti, ma non sono interessati a ciò che facciamo. Vogliono regolare tutto dalle loro scrivanie. Non hanno mai messo piede su una barca. Non possiamo andare avanti così. Se l'Unione Europea chiede da anni alla Francia di fare il necessario per evitare le catture, perché ha iniziato a muoversi soltanto quando sono arrivate le ONG? Ma l'Europa ha messo in mora la Francia per questo. Ah sì? Sì. E perché noi interessati non lo sappiamo? E perché avrebbero messo la Francia in... Perché hanno chiesto alla Francia di reagire, di valutare la situazione e cercare soluzioni. E nonostante questo non è successo nulla, tant'è che voi non ne siete nemmeno al corrente. Avranno pensato, non importa, la Francia è stata messa in mora, faremo quello che ci è stato chiesto. E la soluzione? Via i pescatori. Bisogna difendersi da chi passa il tempo a mentire. Cerchiamo di fare il possibile per difenderci. Non l'abbiamo mai fatto prima, ma ora basta. Le misure, Roman. Prendiamo le misure, Roman. 106, rosa dorsale, base dorsale, 30. 30. Pinna caudale stralcia, lobo della pinna caudale tagliato. Qui è molto chiaro, è un taglio dritto, molto netto. Certamente è stato fatto per rimuoverlo dalla rete. Si tratta quindi di una cattura accidentale. Oggi abbiamo fatto 5 o 6 depositi. 5 o 6? 5 o 6 depositi? Sì, abbiamo iniziato alla Tranche sur Mer. Poi abbiamo fatto Longeville, Jarre, Talmont, Bretignol e Les Sables d'Olonne poco fa. Da stamattina avremo visto quasi 40 delfini, più una ventina qui. Saremo a 50 o 60 delfini, più gli altri depositi ancora da fare. Saint-Gilles e Saint-Hilaire. Tutti oggi?
Vedremo se avremo tempo. Se no, torneremo domani, dopodomani. Quindi il sesso... L'ano è lì. Maschio, per Fabien. Foto? Qui, quando si preme, si vede uscire il latte. Si trattava di una femmina che allattava. Quindi aveva un cucciolo? Sì, allattava un piccolo delfino che purtroppo si troverà senza madre, non verrà più nutrito e finirà per morire. Le linee del centralino dell'Osservatorio Nazionale suonano giorno e notte. Non è nemmeno più possibile portare i corpi dei delfini in laboratorio per le autopsie. Le municipalità di tutta la costa si organizzano con depositi improvvisati. Il problema non può più essere nascosto. Se le catture non fossero visibili, se non ci fossero spiaggiamenti, per esempio, o se non ci fossero foto o video, il problema non sarebbe affatto affrontato. Rimarrebbe totalmente ignorato. Sono mammiferi, hanno i polmoni. Se non respirano perché bloccati sott'acqua, finiscono asfissiati e muoiono nella rete. Cosa si può fare per evitare di uccidere i delfini? Evitiamo di mangiare il pesce, anche se è buono per gli omega 3. Ci sono tante altre cose che fanno bene per gli omega 3. Colin mangia pochissimo pesce, ogni tanto, il meno possibile. Il metodo più radicale è smettere del tutto di mangiare pesce. Se si vuole continuare a mangiare pesce... La pesca all'amo. Esatto, una pesca molto più selettiva, all'amo, per esempio. Sì. Portare in piazza i corpi dei delfini uccisi a causa della pesca è un gesto forte. E il rapporto con i pescatori è sempre più teso. Queste sono le tracce del pestaggio. Sei caduto? Sì, mi hanno messo a terra e mi hanno picchiato. Ti hanno picchiato? Ma che cosa è successo esattamente? Eravamo al centro del paese e camminavamo verso casa. Sono arrivati dei veicoli di pescatori e quando vedi sette uomini robusti molto arrabbiati che ti urlano addosso, capisci che non vogliono parlare. Ci hanno bloccato e aggredito. Io ho ricevuto un pugno in faccia e mi ha spaccato il labbro. Mi fa molto male l'orecchio, dove ho preso un colpo. Ho preso una grossa ginocchiata qui e poi mi hanno strangolato un paio di volte. Ci sono andati giù pesante.
Sì, ma perché hanno paura e non hanno ragionato. Inoltre in Francia in questo momento c'è un clima di tensione molto, molto forte. Sono passati 10 giorni dalla decisione del Consiglio di Stato che chiede delle chiusure spazio-temporali della pesca. La collera dei pescatori raggiunge i massimi livelli. Le città della costa atlantica, da Biarritz a Brest, vengono prese d'assalto. Non possiamo fermarci. Dobbiamo rimanere motivati e dirci che alla fine ci si arriverà. È già uscito un comunicato stampa del Ministero del Mare che non parla di chiusure spazio-temporali. Possiamo già capire che sarà un po' difficile. Con la pressione dei pescatori, il Ministero ha già detto che la priorità sarà preservare l'attività economica dei pescatori. Abbiamo vinto una battaglia, ma non abbiamo affatto vinto la guerra. Bell'esemplare. Bel bet. Che cos'è? Un segno della rete. Qui si vede chiaramente dove è passato. Vediamo più in su. Anche all'altezza del rostro. Guardate lì. Ci sono anche denti rotti. Stessa cosa, significa che un pezzo di rete è passato da lì. I denti dei delfini non si rompono così. Quando si vede il numero di delfini spiaggiati, che è solo una parte dei delfini morti, è una specie che si riproduce lentamente. Possiamo immaginare che a lungo termine tutto ciò avrà un forte impatto sulla popolazione. La mortalità delle popolazioni. Non posso fare a meno di pensare che il delfino comune sia solo la punta dell'iceberg. In realtà non è affatto l'unica specie minacciata. C'è un intero ecosistema e molte specie protette coinvolte, cetacei, tartarughe e uccelli. È un grave problema che va risolto. Abbiamo bisogno di soluzioni più globali per rivedere i metodi di pesca. Qual è, secondo lei, la pesca selettiva? Se ne esiste una. Non so se esiste, perché mentre ci si pone il problema della cattura di specie protette, in Europa si discute anche del fatto che le reti a strascico, raschiando i fondali, distruggono gli habitat. I problemi ambientali legati alla pesca sono molteplici. Non so quale sia la tecnica giusta. In ogni caso, è questo che bisogna scoprire.